Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di 3D Skill Up. Io sono Francesco Saviano e oggi vedremo insieme come utilizzare gli strumenti e alcune tecniche di selezione in Edit Mode con Blender. Siamo qui per imparare insieme e migliorare le nostre abilità con Blender, quindi mettiamoci comodi e iniziamo questo nuovo viaggio. Entrati in Edit Mode con il tasto Tab, abbiamo tre modalità di selezione a disposizione: selezione dei vertici, selezione degli spigoli e selezione delle facce. In Edit Mode è possibile attivare rapidamente le modalità di selezione premendo i tasti 1, 2 e 3 per selezionare rispettivamente vertici, spigoli e facce. Inoltre è possibile attivare più modalità contemporaneamente premendo il tasto Shift e selezionando le modalità desiderate. Ciò può consentire di lavorare in modo più preciso e veloce sulla nostra modellazione. In Edit Mode premiamo il tasto A per selezionare rapidamente tutta la geometria. Vogliamo deselezionarla? Nessun problema. Premiamo Alt più A oppure premiamo A due volte velocemente. Inoltre, se vogliamo selezionare una parte della mesh e poi invertire la selezione, ci basterà premere Ctrl più I. Questi shortcut ci faranno risparmiare tempo e ci faranno lavorare in modo più efficace. Come abbiamo visto, è possibile selezionare facilmente vertici, spigoli e facce e passare velocemente da una modalità di selezione ad un'altra. Ricordiamo che per fare una selezione multipla di vertici, spigoli o facce basterà premere il tasto Shift più tasto sinistro del mouse. Adesso vediamo come fare una selezione Edge Loop. In modalità selezione spigoli premi Alt insieme al tasto sinistro del mouse per selezionare tutti gli spigoli che compongono la mesh cilindro di questo esempio. Inoltre è anche possibile selezionare più Edge Loop premendo Alt più Shift più tasto sinistro del mouse. Prova tu stesso e vedi quanto è facile. Con Edge Loop Selection sarà possibile quindi selezionare rapidamente una serie di spigoli contigui che formano un anello intorno a una mesh. E con la stessa tecnica possiamo selezionare anche loop di facce. Ora vediamo com'è possibile fare una selezione Edge Ring. Immagina di voler selezionare una sequenza di spigoli non connessi ma che proseguono lungo un anello su facce. Con la selezione Edge Ring sarà un gioco da ragazzi. Ti basterà premere, mentre sei in modalità selezione spigoli, Ctrl più Alt più tasto sinistro del mouse sullo spigolo desiderato e vedrai tutti gli spigoli dell'anello selezionati in un batter d'occhio. Facile e divertente. La selezione Edge Ring è utile quando dobbiamo, in maniera precisa e veloce, selezionare e modificare una parte della mesh, creare nuove geometrie o eliminarle. Ecco altre due fantastiche funzioni che possiamo trovare nella voce Select Loops. La prima è Select Loop Inner Region e ti permette di selezionare facilmente tutte le facce interne di un loop chiuso. La seconda, Select Boundary Loop, ti aiuta a selezionare il perimetro dei bordi a partire dalla selezione delle facce interne. Con queste due funzioni la selezione diventa ancora più precisa e intuitiva. Vogliamo estendere o restringere la selezione della tua mesh? Nessun problema. Con i comandi Ctrl più tasto più o con Ctrl più tasto meno puoi facilmente allargare o limitare la tua selezione. Inoltre, puoi anche utilizzare la funzione di selezione link che ti permette di selezionare rapidamente le parti della mesh di cui hai bisogno. Tutto ciò che devi fare è premere il tasto L mentre tieni il cursore sulla mesh e scegliere la modalità più conveniente dal menu a discesa in basso a sinistra. Queste funzioni appena viste utilizzando gli shortcut le troviamo nel menu Select alla voce Select More Less e Select Linked. Se hai bisogno di selezionare facce vicine in fretta, puoi usare la funzione Pick Shortest Path. Ti basterà selezionare una faccia tenendo premuto Ctrl e poi selezionare l'ultima, e tutte le facce tra le due saranno selezionate. Abbiamo anche altri modi per selezionare vertici, spigoli e facce. Con il tasto sinistro del mouse puoi selezionare un singolo elemento e con Shift puoi selezionare più elementi. Inoltre, puoi usare gli strumenti Box, Circle e Lasso Select. Il Box Select si attiva premendo B e trascinando un rettangolo sulla mesh. Con Circle Select premi C e regoli il diametro del cerchio con la rotellina del mouse per selezionare l'area che ti serve. Infine, puoi selezionare con il lasso premendo questa icona e scegliendo lo strumento Lasso.
Ricorda che ogni modalità di selezione, come quella per vertici, bordi e facce, dispone di un menu contestuale con opzioni specifiche. Puoi accedervi facilmente premendo il tasto destro del mouse nella 3D Viewport. In questo video abbiamo esplorato alcune delle tecniche di selezione di base di Blender, che sono utili per la modellazione quotidiana. Adesso sai come selezionare vertici, bordi e facce, come espandere o ridurre una selezione e come usare gli strumenti di selezione box, circle e lasso. Ma questo è solo l'inizio, ci sono molte altre tecniche avanzate di selezione che potrai scoprire man mano che approfondirai la tua conoscenza di Blender. Continua a esplorare e a sperimentare e vedrai quanto Blender possa essere potente e divertente. Grazie per aver seguito questo tutorial sulle tecniche di selezione di base in Edit Mode con Blender. Speriamo che tu abbia trovato queste informazioni utili e che tu abbia imparato qualcosa di nuovo. Se vuoi imparare di più sul mondo della modellazione 3D e di Blender, ti invitiamo a seguire il nostro canale 3D Skill Up, dove pubblichiamo nuovi video e tutorial ogni settimana. Alla prossima!